Sì, è uscito proprio in questi giorni il libro tratto dal film Pix, che è un documentario che ha avuto un grande successo nel 2017, che ho realizzato insieme ad Adriano Putraro e Mirko Melchiorre, mentre il libro è appunto nostro, però l'ho curato io, come mi successe praticamente ormai 20 anni fa col mio primo documentario che feci su Kubrick, che appunto anche quello è diventato un libro. E come dicevo anche oggi alla presentazione, poco fa, e anche questo è come il film è uno strumento di lotta che cerca, che serve, cioè è, diciamo, appunto, diceva anche Pasquale, è il precipitato di anni e anni e anni di sudore, sangue e lacrime sui libri o con le persone a parlare, in convegni, a studiare, a ricercare argomenti che per la maggior parte delle persone neanche esistono, non direi neppure che sono ostici, neanche esistono. E in particolare la macroeconomia, cioè come funzionano le dinamiche dei grandi movimenti di capitale a livello comunitario, dell'Unione Europea, della Banca Centrale, della Fed americana, ma insomma per dire banche centrali, e la Commissione Europea, il Fondo Monetario Internazionale, eccetera, eccetera. E nel libro abbiamo tentato di approfondire alcuni degli argomenti che nel film non potevamo, per ragioni di ritmo e di stile e di tempo, approfondire, e l'abbiamo chiaramente aggiornato all'epoca del Covid, che è stata una cartina di tornasole straordinaria per capire, purtroppo, perché noi lo diciamo sempre, che purtroppo continuiamo ad avere ragione. E mentre la prima parte del libro invece è una, diciamo così, una cavalcata divertente che racconta come siamo riusciti tra alti e bassi, senza una lira, a fare quello che poi si è rivelato essere un film che è stato poi trasmesso praticamente in tutto il mondo. E quindi niente, ringrazio Energia, felice, soprattutto perché di questi temi non si può parlare. E invece oggi ne abbiamo parlato per la 200.000esima volta. Tu dici non si può parlare per la 200.000esima volta? Sì, perché ci infiliamo nelle pieghe di chi o non ha capito quello che vogliamo dire, oppure l'ha capito e ci fa parlare. Grazie, quindi.